Seconda giornata a Cerignola in provincia di Foggia del congresso europeo Cibus et Salus organizzato dalla scuola media Pavoncelli della cittadina Ovantina. Seconda giornata in cui si parlerà di spreco alimentare con Remi e Doris, ma l'attenzione sarà riservata a mezzogiorno per l'arrivo della chef stellata Cristina Wowerman, che è anche, lo ricordiamo, presidente nazionale degli ambasciatori del Gusto, che avrà un dialogo con i ragazzi appunto proprio su questo tema. La giornata conclusiva avrà il suo culmine nel pomeriggio con gli interventi del sottosegretario all'istruzione Donghio e del consigliere giuridico Lucrezia Stellacci. Katia Tarantino, innanzitutto grazie per essere qui per questa intervista per il nostro telegiornale. Quanto è ancora importante parlare di dieta mediterranea? È importantissimo, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi. È importante la prevenzione ed è importante iniziarla già da piccini. Senti Katia, quali sono i pregi e i difetti della dieta? Purtroppo ci stiamo un po' allontanando dalla dieta mediterranea. I ragazzi utilizzano troppo spesso alimenti spazzatura. Dobbiamo tornare un po' alle nostre origini. È importante parlarne, ma è importante anche mettere in pratica. Se ne parla troppo, ma si mette in pratica poco, purtroppo. Sì. Senti Katia, tu sei anche presidente di un'associazione, ci puoi spiegare in breve di cosa si tratta? Sì, io sono presidente dell'associazione Pabulum, è un'associazione che si occupa in modo particolare di prevenzione, salute e di cultura. Cerchiamo di diffondere tutte le informazioni corrette nell'ambito della salute, lo facciamo a 360 gradi, anche con concorsi letterari, ovviamente con finalità la promozione della dieta mediterranea. Organizziamo molti seminari e convegni per tutte le età, perché siamo presenti nelle scuole, a partire dalla scuola primaria, la secondaria di primo grado, le scuole superiori, l'università e anche l'università della terza età. Quindi veramente abbracciamo la popolazione da 0 a 100 anni, come mi piace dire. Sì, la nostra associazione è molto attiva in Campania. Questa è la prima volta che siamo chiamate invece in un'altra regione, adesso siamo in Puglia, e per me è stato veramente un onore ed un piacere partecipare a questo congresso internazionale e fare da relatrice con esperti a livello comunque europeo e internazionale. Veramente un vero piacere. Dottoressa Episcopo, quanto siete soddisfatti come ufficio scolastico provinciale di questo convegno europeo Cibi e Salute organizzato dalla Scuola Media Pavoncelli? Senz'altro alla Scuola Media Pavoncelli e a tutta la rete di scuole di Cerignola va tutta la mia ammirazione e la gratificazione personale anche a nome della Scuola Provinciale. Scuola provinciale che continua a distinguersi a livello non solo regionale ma anche in tutta Italia per partecipazione a certamini, a gare studentesche e sempre con grandi risultati. Senta, professoressa, quanto è importante ancora parlare di scuola, soprattutto in un contesto culturale, visto che Foggia e provincia spesso vengono etichettate per cose negative, ma credo che la scuola dia sicuramente un segnale molto più importante. Io dico che la scuola rappresenta e veicola un bene immateriale che è la cultura, la scuola di civiltà, la scuola del buon cittadino e dei futuri padri di famiglia. E questo bene immateriale è la nostra ricchezza. Quindi al di là delle carenze strutturali, al di là della difficoltà degli sbocchi lavorativi, la nostra cultura e la nostra voglia di far cultura senz'altro fa scuola. Grazie a voi. Una semifinale ricca di sorprese mercoledì sera in Champions League per il derby europeo Atletico Real Madrid. I ragazzi di Diego Simeone avevano gustato la possibilità del colpo grosso. Dopo aver recuperato due gol di svantaggio con le firme di Sauli 12° primo tempo e Griezmann sul rigore al 16°, avevano sperato nell'impresa. Ma a 3 minuti dal termine del primo tempo, su un delizioso passaggio di Benzema che aveva superato tre avversari, lancia in direzione di Isco che insacca per il gol la qualificazione dei Blancos. La finale della Champions League Juventus-Real Madrid, i bianconeri avevano vinto 2-1 contro il Monaco in semifinale, si giocherà il prossimo 3 giugno a Cardiff in Scozia. Mimmo Siena, Speciale News.